Visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it. Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata. www.xuder.it, mi raccomando, e ovviamente codice creator Xuderone. E adesso video. E allora ragazzi, senza prenderci in giro, ho cambiato deck perché il mio purtroppo faceva una fatica incredibile a girare, e devo ringraziare per avermi dato l'idea il nostro Ciccio Gamer. Il deck è il suo, l'ho guardato in alcuni video e mi è piaciuto davvero tanto. Mi ha anche permesso di salire di un sacco di trofei, quindi grazie Ciccio. Non so se stai usando ancora questo deck, però io mi sono trovato veramente veramente bene. Stiamo ancora imparando a masterarlo, come appunto vi dicevo. Vediamo se riusciamo subito cattivi ad entrare con i barbari scelti. È un attacco che non va fatto questo. Si utilizza il golem di Elisir e poi ci sono un sacco di opportunità che possono uscire, soprattutto con l'utilizzo dei barbari scelti. Carte che counterano il deck, che è formato dai draghi. Allora, innanzitutto abbiamo le freccioline che servono per counterare i due arcieri pirotecnici. Qua ci siamo rimessi bene. Qual è l'idea del deck? L'idea del deck è quella di riuscire a ciclare sempre correttamente il proprio golem di Elisir per ricreare un attacco devastante. Attenzione, perché lui qua ha sprecato una gelo, e anche se perdiamo un drago vale la pena partire. Purtroppo ci manca la guaritrice in mezzo a quel sacco di truppe che ci sono, ma andiamo, ma andiamo. Allora io qua lo dico ragazzi, se vinciamo questa partita io potenzio il drago inferno al 12 con una shoppata che c'è nel negozio. C'è un'offerta incredibile da 21,99, due bauli, quello del re leggendario, quello incredibile, e 100.000 di gold. Andiamo avanti. Guarda i golem che male che fanno. Qui possiamo tranquillamente riaprire. Lui credo che addirittura abbia mollato il colpo. Non mi voglio fidare fino alla fine, quindi con calma, con calma. Fretta non ne ho, fretta non ne ho. Partiamo con i barbari scelti davanti, e se non li countera, andiamo a fare la mega sciopatona. Non li countera, let's go. Il grande devasto a tre corone. Ouch. Ouch. Elaborazione in corso. Pagamento riuscito. E c'è i punti play. Grazie, non mi interessa. Aia, 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 aia. 8586 di gold. 126 gang di goblin. 605 bombaroli. Piano, piano, piano. 190 torri bombardiere. Finalmente sblocco anche io la trivella goblin. La prima volta che mi capita di vederla finalmente nel deck. 5 cannoni a rotelle. Oh, sono due skip. Sono due skip. Piano, piano, piano. Oh, 26 barili goblin. E vediamo che leggendaria c'è. Vediamo che leggendaria c'è. Drago inferno. Drago inferno, drago inferno. Oh, il cimitero. E la cimitero che non è male, non è male. Ma c'è un altro baule in questa offerta. Ce n'è uno rimanente, quello esagerato. 4600 di gold. Andiamo a prendere un po' di jolly. 70 jolly. 19 jolly rari. Oh, c'è già qualcosa che luccica di là. C'è già qualcosa che luccica di là. Il jolly epico. Il jolly leggendario. Piano. 7 skip. Ancora piano, piano. Vabbè, qua abbiamo tutto maxato. Dammi pure gli arcieri. Anche qui tutto maxato. Ci prendiamo la consegna royale. Idem per l'orda di sgherri. Qua sinceramente voglio i cash, voglio i cash. 127 palle di ghiaccio, stesso discorso per lo stregone. Aia! C'è la leggendaria alla fine, ouch! Io personalmente prendo 25 boia, che secondo me al 13 è devastante, e vediamo se c'è un drago elettrico! Niente drago elettrico, però prendo comunque l'arciere magico. Tanta, tanta, tanta roba. Aia, aia, aia. Direi oramai che il momento è arrivato, ragazzi. 165.000 di gold. Sbam, sbam, sbam. Drago inferno al 12. Danno
più 3, 42, adesso lo andiamo a rivedere bene nelle info del, della carta, da 39 allo start all'attacco del, del raggio a 465, danni al secondo 97, 1162 qualora arrivasse al massimo, punti ferita 1432. Oddio, non so, ah, quello, ma tu chi è che stava parlando? Signori, io direi che possiamo andare a dare un'occhiata, ci manca da potenziare la furia. Abbiamo 6 jolly epici, glieli buttiamo dentro. Così, 106 furie su 200, ma è davvero complicatissimo adesso arrivare. E poi dovremo ovviamente maxare. Abbiamo probabilmente anche qualche altra... Beh, abbiamo 5 jolly. Buttiamoglieli dentro. Piano. Prima di buttarglieli dentro, piano, piano. 5 jolly leggendari sono comunque tanti. Andiamo a vedere questo secondo match e vediamo se c'è veramente una differenza con il drago Inferno al 12. Andiamo a counterare. Andiamo a counterare. Si può già ripartire. Qua lo abbiamo bruciato. Attenzione perché lui ha il mago di ghiaccio. Tentiamo una furia. Speriamo non abbia il rocket. Mago di ghiaccio che sta fermando le mie truppe. Ma ci sono i due draghi dietro. Potremmo anche andare a giocarla quella guaritrice, ma è meglio non sprecarla. È meglio non sprecare l'attacco. Ci va bene così. Sono comunque dentro, ragazzi. Attenzione, perché il drago elettrico è devastante. Insieme al drago inferno crea una combo micidiale. Mamma mia. E qua siamo full Elisir per preparare la ripartenza. Se lui gioca il gigante Royal, io vado qua a counterargli il moschettiere con i luridi cavernicoli. E pronto ad andare. Possiamo comunque tenere ancora un pochettino. Vediamo se mi li va a counterare. Se non dovesse farlo, abbiamo ripreparato intanto il cycle. Giù con la furia. E si va. Guaritrice, drago inferno, distruggono i suoi luridi cavernicoli scelti. Si va dentro. Una zappata alla torre. Il drago alloccato. E let's go! Tanta roba. Oh my god, partita chiusa in pochissimo. Beh ragazzi, che dire, ci prendiamo intanto altri 250 gold extra, apriamo un argentino che non si sa mai, 165 di gold, 2 jolly rari e 19 arcieri, il deck comincia davvero a prendere una certa potenza. Io spero che vi siate divertiti anche in questo video di Clash Royale, utilizzate questo deck, pompa tantissimo. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Noi ci vediamo ovviamente in live sulla piattaforma Viola. Ciao!